Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qui, il nostro Cafferpi del giovedì dopo pranzo. Oggi abbiamo un ospite che ha un sacco di cose da raccontarci, Francesco Giano. Buongiorno Francesco. Ciao, ciao a voi. Per questo motivo mi sono fatto aiutare e affiancare da Ada, così siamo preparatissimi. Allora, con Francesco oggi parliamo di digital journalism. Lui scrive per importanti testate nazionali, per Vanity Fair, per Il Foglio, Wired, Donna Moderna e soprattutto sta lavorando a dei progetti molto interessanti, anche una che sta quello che sta diventando proprio una media company, che è Will, di cui poi ci parlerà. Allora, Ada, a te intanto la palla, che così introduciamo subito l'argomento e poi andiamo con la chiacchierata. Bene, grazie Filippo e buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, io ho già dichiarato a Francesco che sono una sua fan, per cui che seguo da tempo. Lui ha anche una Oggi newsletter abbiamo un ospite. interessantissima e di cui poi parleremo. Allora, innanzitutto la prima domanda, anche se di solito noi ci parliamo tra comunicatori, però ecco, ti chiedo di raccontarci che cos'è il giornalismo digitale e come ci sei arrivato. Io ci sono arrivato fondamentalmente sin dall'inizio, perché tutta la mia carriera fondamentalmente si è giocata sulle media company digitali. Ho iniziato 2 anni dopo la scuola di giornalismo, ho fatto 2 anni ad affariitaliani.it, poi sono passato a Vanity Fair, che sempre al sito di Vanity Fair, e poi ho lavorato sempre per realtà digitali. Secondo me il digital journalist è quella figura professionale che cerca di coniugare le buone vecchie regole del giornalismo, che saranno eterne, sono secondo me eterne, e cerca di applicarle alle realtà digitali parlando i linguaggi e immergendosi nelle nuove realtà digitali, magari abbattendo anche quelle tradizionali barriere che ci sono tra una realtà, faccio un esempio, come Repubblica.it o Netflix o Amazon Prime, e che considera suoi competitor e quindi sue realtà di opportunità anche media company che prima non venivano considerate media company, come appunto Netflix, Amazon Prime o l'influencer che ha la sua pagina su Instagram. Questa è la mia definizione, diciamo. Certo, però diciamo tu sei arrivato anche a questo facendo anche il lavoro tradizionale del giornalista, quindi diciamo è un mix. Sì, esatto, il mix è proprio quello, coniugare quelle due cose, cioè reinterpretare il vecchio giornalismo old style nelle nuove realtà, ma il giornalismo, i principi del giornalismo, il rigore giornalistico devono essere sempre presenti, che tu faccia un articolo di 8.000 battute o un meme. Quindi Certo. quei principi sono eterni e valgono per qualsiasi cosa, secondo me, anche per un ufficio stampa. Quindi il controllo delle fonti, la verifica, la buona scrittura, la capacità di intervista, quello che chiamiamo storytelling, quelle sono eterne e bisogna sempre impararle continuamente aggiornandosi, assolutamente. Infatti quando tanti ragazzi magari leggendo la newsletter mi chiedono ma tu cosa mi consigli di fare una pagina Instagram, una cosa, io gli dico sì, fatti la tua pagina Instagram, fatti la tua newsletter, il tuo podcast, però studia sempre le basi perché quelle non cambieranno mai. A proposito. E le puoi trovare anche su un vecchio manuale di giornalismo, Ah beh, secondo me. certo. A proposito di newsletter, tu infatti fai questa newsletter, io ti ho conosciuto così perché ho iniziato mi sono iscritta a questa newsletter che si chiama Digital Journalism. E, però oggi ancora, cioè tu diciamo sei avanti, però allo stesso tempo fai una newsletter quando ormai invece si considera anche un po' uno strumento superato. Quindi come facciamo a bilanciare questa cosa? Allora, la newsletter, a me piace parlare di grande ritorno della newsletter, no? Cioè la newsletter, addirittura leggevo un articolo tempo fa che diceva che la prima newsletter venne fatta ancora prima di internet tramite fax. C'era una persona che aveva un fax e che inviava lo stesso fax a una serie di terminali un giorno della settimana in cui li aggiornava su queste cose. L'interpretazione che mi do io è all'inizio c'erano il giornale di carta, no? In cui c'era il direttore che faceva un patto con il lettore. Gli diceva: guarda, io ti do una gerarchia delle notizie. Ogni giorno ti racconto delle cose, te le seleziono io, te le metto in fila, te le metto in gerarchia e ti dico questa cosa è importante, te la metto in prima pagina, questa non è importante, non te la racconto, questa è meno importante, te la metto a pagina 30. Poi è arrivato internet, sono arrivati i siti. E i siti si sono trasformati un pochino, andando sempre alla ricerca del click, in una fucina di singoli articoli, di singole URL fatte per intercettare un pubblico casuale. Quindi è venuto a cadere un pochino il patto con il lettore. Siti anche italiani sono semplicemente una serie di articoli fatti per andare
per farsi trovare su Google o per farsi fare un po' di clickbait su Facebook, eccetera, eccetera. Quindi è caduta quella gerarchia, è caduta la home, non ha più avuto più importanza la gerarchia, e il lettore si è ritrovato un pochino senza punti di riferimento nel mondo, no? Nel 2020, complice anche la pandemia, cioè questo processo è iniziato nel 2017-2018, nel 2020 si è accentuato con la pandemia, eccetera, i lettori hanno bisogno di persone, di voci, di prodotti che gli diano una visione del mondo, che magari possono condividere o no, però di qualcuno che gli dia una visione, gli dia una gerarchia, gli selezioni le cose e non gli propini una serie di articoli messi così. Il mezzo perfetto per fare questo è anche la newsletter, secondo me. La newsletter è una persona, fondamentalmente, o comunque sì, è meglio una realtà di una testata, un creator, se vogliamo, che ti dà una sua visione del mondo, una sua gerarchia delle notizie. La newsletter è una comunicazione da uno a tanti, per quanto sia molto più intima di così, che si presta benissimo a questo scopo, come potrebbe prestarsi anche il podcast. Per questo io vedo un ritorno delle newsletter. Ma infatti, il New York Times i numeri maggiori li fa con la sua newsletter, che oggi credo abbia 17 milioni di abbonati, e lì è importante il concetto di host, cioè non è solo il New York Times che ti invia la newsletter, ma è il giornalista del New York Times che ti invia la sua newsletter. Il podcast del New York Times non è fatto dal New York Times, ma è fatto da Barbero, che ti invia, che ti cura il podcast. Quindi c'è sempre più la tendenza ad avere un rapporto fiduciario tra i lettori e la persona. Questo lo sta facendo anche il Corriere della Sera, che da un po' di tempo a questa parte agli abbonati manda la newsletter. E non è solo una raccolta delle notizie che si trova sul giornale, ma sono proprio il giornalista che commenta e quindi mette di più. Tu peraltro nella tua dai un sacco di consigli, ovviamente sempre molto nell'ambito digitale, e poi metti anche, per esempio, quando trovi, non so, se c'è un cercalavoro, queste cose qua, cioè delle posizioni aperte, ecco, quindi anche magari, infatti penso che tu abbia molti giovani che ti seguono. Sì, molti giovani, tanti mi scrivono appunto chiedendo consigli su come fare questo lavoro, su come approcciarsi a questo lavoro. Cerco di dirgli qualcosina che possa essergli utile, no? Proprio l'altro giorno pensavo, perché ho pubblicato il tariffario di quanto pagano le testate online, cioè un tariffario scritto dagli stessi giornalisti che collaborano con le varie realtà, con la BBC, con la CNN, che hanno creato questo file con il tariffario. Molti mi hanno chiesto, ma perché non lo fai anche in Italia per le testate italiane, perché le testate italiane pagano poco, eccetera. Io voglio fare il giornalista, però non riesco a mantenermi scrivendo solo articoli per tale testata, perché magari paga 10 euro a pezzo, delle cose improponibili. E mi ritrovo magari a dare consigli a questi ragazzi, là sono un pochino trasciante, gli dico, guarda ragazzi, non perdete tempo a scrivere pezzi per 10 euro per una testata. E io ovviamente rispetto il lavoro di tutti e vi capisco la vostra frustrazione, però vi farei un danno se vi dicessi, guardate che la strada è quella. No, la strada non è quella, la strada forse è investire anche sul tuo brand o pensare a fare delle cose che remunerano meglio e trovare nel frattempo le tue idee e sviluppare la tua personalità professionale, ovviamente. Ma secondo te, quindi cerco attraverso la c'è ancora posto, diciamo, per chi vuole fare il giornalista, o deve in realtà il giornalista tradizionale è un lavoro che probabilmente andrà a finire? Si è frizzata l'Ada, però mi permette di inserirmi, perché su questo tema del giornalismo la parola della disintermediazione è un elemento molto importante. Cioè, Ada, ti ho sostituita perché ti sei bloccata, ma mi hai consentito di infilare dentro quel concetto che leggevo poco fa su un saggio, proprio di un libro della Hume, tra l'altro quello di Comin sulla comunicazione. E cioè che i giornalisti oggigiorno si trovano un po' spiazzati, perché ovviamente con la disintermediazione le marche, i politici, eccetera, tendono a parlare direttamente ai loro pubblici. Questo riguarda, tu sei un esempio lampante invece di come invece lato giornalista, di chi controlla, gestisce le informazioni, si mette in cerca modo, in qualche modo, di governare questo flusso, giusto? Quindi secondo te è questo il futuro della professione giornalistica? Cioè sempre più su mezzi specializzati, su il podcast, comunque su tutte le piattaforme nuove, interessanti, e sempre meno sui media tradizionali?
Secondo me sì, secondo me sarà un po' sempre più così, cioè alcuni segnali ci sono. Da una parte la disintermediazione, come dici tu, che professionalmente può essere un problema, perché giustamente penso anche alle star, no? Avendo lavorato a Panini di Ferro l'ho visto, le star, ormai il lavoro dei paparazzi è molto meno comune, perché le star pubblicano tutto, pubblicano le loro foto e controllano quindi la loro comunicazione tramite i loro social. D'altra parte però, questo, se vuoi, aumenta il valore di quelli che riescono a darti un'analisi della mole di dati che ci sono. Quindi il valore aggiunto non sarà solo nel trovare le notizie, perché siamo pieni di notizie e di dati, ma nel leggertele, nell'analizzartele, nel selezionartele. Bill Gates fa una newsletter in cui ti consiglia 5 cose, non di più. E quel valore che ti porta Bill Gates, in cui ti seleziona quella mole di dati e ti seleziona 5 cose, sarà sempre più importante. Quindi, secondo me, una figura, che non sono io per carità, una figura che vuole avere un minimo di successo professionale per mantenersi, per portarsi a casa lo stipendio, dovrà fare parecchio quel lavoro là, di analisi, di raccolta, di visione del mondo, di condivisione della sua visione del mondo. Faccio un esempio, un lavoro perfetto lo sta facendo il Post, se vuoi adesso, no? La testata il Post. Il Post credo non abbia mai fatto uno scoop, non ha mai dato una vera notizia, però è il tipo di testata più accreditata tra gli italiani, una delle più accreditate tra gli italiani, per capire cosa sta succedendo nel 2020. Uno dei prodotti editoriali di maggior successo del 2020 in Italia è stata la newsletter del Post sul Covid. Eravamo tutti spaventati, cosa sta succedendo? Credo in Italia uscissero, non lo so, ogni giorno quanti articoli sul Covid uscivano, 20.000, 10.000, però tutti siamo andati sul Post, che era il più autorevole, a mio avviso, secondo me il più autorevole, perché in una mail di, non so, 5.000 battute neanche, ci spiegava cosa stava succedendo quel giorno. Quindi c'è quel lavoro È vero, là anch'io l'ho di scoperto raffinamento proprio che va nel... durante, sì, durante il Covid, è vero. La curatela, come si chiama, credo sia quello il termine giusto. Ah, sì. La cura nel darti qualcosa. Sulle piattaforme, invece, per rispondere alla tua domanda, secondo me bisogna essere sempre più push come modalità e meno pull, no? Cioè, non sono più io che chiedo al lettore di venire a trovarmi, che sia in edicola oppure sulla mia home page, ma sono io che push vado dove sta il lettore. In questo momento, magari il lettore può stare su Instagram, devo avere un piano strategico su Instagram. Contemporaneamente un certo target, magari la generazione Z sta andando su Twitch, prova a fare una strategia su Twitch anche, contemporaneamente. Magari su 10 che ne provo e 9 falliranno e una avrà successo, ma quell'una che avrà successo basterà a ripagarmi gli altri 9 fallimenti. Non c'è. Chi è Fede lo sai, l'ex amministratore della Condé Nast, ha detto una frase molto bella. Lui ha lavorato nei media per una vita, ha detto: prima era come se io ero su una riva e fuori c'era la tempesta, però io ero su una riva, al massimo potevo spostarmi ogni tanto con la mia barca. Adesso invece io sono sull'acqua, sono a bordo di una barca in mezzo all'acqua e devo riuscire a manovrare il vento. Non c'è più un posto sicuro in cui posso trovarmi. Certo. E a tal proposito, visto che tu hai citato le piattaforme Will, ci racconti di Will, che cos'è e cosa sta diventando? Sì, Will è Anche perché è uno fondamentalmente slogan uno. bellissimo, Will, Will se è vuoi dirlo bellissimo, tu, sì. Francesco, ma mi piace Sì. ricordarlo. L'abbiamo fatto in un brainstorming mentre dovevamo fare la bio di Instagram. È un posto per conoscere il mondo e fare un figurone a cena. Quindi è una media company nata il 20 febbraio 2020. Io l'ho seguita dall'inizio perché fondamentalmente i co-founder erano Imogen e Alessandro Tomasi. Alessandro Tomasi mette un annuncio su LinkedIn dicendo: sto cercando ragazzi appassionati all'informazione anche sui social. Io ero appassionatissimo all'informazione sui social e ho risposto, quindi l'ho seguita dall'inizio. È una media company che è centrata l'informazione su Instagram, tramite una pagina Instagram. Attualmente è una pagina Instagram con 760.000 follower. Più che follower ci piace chiamarla community, perché quello deve essere, che pian piano, che cerca di portare l'informazione, magari di spiegare il mondo in maniera facile, ma senza semplificarla, a persone che magari tradizionalmente
non comprano il giornale tutti i giorni o non si informano ossessivamente come possiamo fare noi ogni ora. È nato su Instagram e pian piano si sta sviluppando ovviamente sulle altre piattaforme. Siamo sbarcati pian piano, molto piano su YouTube, su Facebook, stiamo sperimentando un pochino LinkedIn, da un mesetto abbiamo messo un piede anche su TikTok. Sì, le ho dette tutte, credo, sì. E i podcast, scusate, abbiamo il podcast quotidiano di mia Cerano con The Essential e poi abbiamo una serie di altri podcast invece più un podcast settimanale come Actually che sono più di approfondimento. Da ultimo, stavo dimenticando invece il progetto che curo personalmente io, che è quello delle newsletter. Siamo da un paio di mesi con Loop abbiamo creato una newsletter. È una newsletter settimanale in cui ti approfondiamo semplicemente un tema in una pagina, un long form immersivo, ci piace chiamarlo. Tu scrolli questa pagina che si ispira un pochino anche all'estetica di TikTok, in cui ti raccontiamo un tema attraverso 12 moduli, sia testo che video. Infatti ci sono anche parecchi video su Will, non c'è solo informazione, diciamo, che si legge. Sì, esatto, credo siamo almeno su Instagram su un video al giorno, poi ovviamente le stories sono molto video, e sì, il video sarà sempre più importante secondo me, adesso credo sia l'80% del traffico mondiale, non ho dati su quanto sia parte dell'informazione, però l'informazione sarà sempre più video. Se io oggi avessi una testata mia di questo tipo investirei moltissimo, moltissimo sui video. E senti Francesco, poi presto tu ci stavi raccontando prima che stai seguendo un nuovo progetto molto interessante, anche questo, cioè sono tanti progetti anche dedicati alle persone giovani, come quello della casa dei TikToker. Raccontala tu che la sai meglio. Sì, è un progetto molto interessante. Fondamentalmente nasce nel 2020 a Los Angeles una casa di un'agenzia che rappresenta degli influencer, chiamiamoli influencer anche se la parola più corretta secondo me è creators, comunque delle persone famose su Instagram, e le mette dentro una villa a Los Angeles, una villa super lussuosa, chiedendoli di fare contenuti. Si è chiamata, il nome varia, Content House, Collab House, Influencer House, eccetera. Questo progetto è sbarcato anche in Italia grazie alla Webstars Channel di Luca Casadei, che ha preso 8 TikToker tra i più famosi d'Italia, c'è cioè Simone Bellini, Alessia Lanza tra i più famosi. Questi 8 ragazzi insieme fanno una community di 10 milioni di persone. Li hanno presi, li hanno fatti conoscere, li hanno messi in una casa a Milano, zona semicentrale di Milano, una casa che è stata costruita sulle loro personalità, una casa che è stata arredata con un design pazzesco, molto interessante. E in questa casa loro non stanno semplicemente a cazzeggiare, a fare contenuti. È una casa di formazione di TikTok. Quindi provano a crescere grazie alle opportunità portate dall'agenzia. E quindi fanno lezioni di recitazione, fanno lezioni di balletto, fanno lezioni di galateo, di balletto, l'ho detto, recitazione, di musica. E io mi occupo anche di fare lezioni di informazione, diciamo. Educazione ogni due settimane, civica. Educazione civica, sì, anche quello, gli ho spiegato un pochino, non so, quando c'è stato il cambio di governo, gli ho spiegato come cade un governo, come se ne forma uno nuovo, qual è l'iter di una legge. Ogni 2 settimane loro sono calcolate fra i 17 e i 22 anni, ovviamente a quell'età neanche io ero molto ferrato su certi temi. E quindi è molto interessante capire anche quali sono i loro interessi e qual è il loro grado anche di preparazione. Ma e soprattutto come catturare la loro attenzione. Ma gli utenti di TikTok, esatto, cioè io davo per scontato che fossero appunto dei neanche maggiorenni, ma appunto 14-16 anni, invece no. Allora, l'età è bassissima, però man mano si sta alzando l'età. Cioè il punto di TikTok è il punto di debolezza che può essere il punto di forza. Finora abbiamo visto solo balletti, no? Sì. Balletti o sketch più o meno comici, che a me personalmente non mi dicono niente, a me mi annoiano a morte quel tipo di contenuti là, e sono dei contenuti che possono piacere appunto a una fase molto giovane, a delle persone nella fase di vita molto giovane. Qual è lo sviluppo di TikTok? La verticalizzazione, ovvero se come ha fatto Instagram, che ha iniziato a verticalizzare sulle passioni di ciascuno, farà altrettanto TikTok, e quindi
Io faccio un esempio, sono appassionato di giardinaggio, troverò dei creator che mi parlano di giardinaggio. Uno è appassionato di cellulari, troverai creator che faranno contenuti sui cellulari. Esattamente come è avvenuto su Instagram, dove tu su ogni passione puoi trovare il tuo creator di riferimento. TikTok è in quella fase là, in cui stai iniziando a verticalizzare. Adesso accanto al balletto puoi trovare magari video su hackerare un cellulare, su fare buon giardinaggio. E da quel punto di vista può essere micidiale quanto Instagram. Mi dicevano tra l'altro che è costosissima la pubblicità su TikTok, è quasi meglio investire sugli influencer, sui creator. Allora, da quello che la casa di TikToker sta facendo parecchie produzioni, parecchi branded content con grossi marchi della moda o dell'energia elettrica, grazie ai TikToker. È ovvio che comprano un target molto preciso, quello è un target precisissimo per cui ti costa di più, e ovviamente la creatività esplosiva di questi ragazzi. Magari questi ragazzi non ti sanno fare un discorso di 10 minuti su come cambia il governo, eccetera, però li metti a fare un video per creare un contenuto e ti esplode la loro creatività in modi che tu neanche pensavi ci fossero. Certo, sì. Ma e noi, mondo delle PR, come ci dobbiamo approcciare a queste? Scusa Ada, ti ho interrotto, ma vedo che ti sei frizzata. Io approfitto sempre. Quando l'Ada si frizza, io mi inserisco. Senti, dopo mettiamo nella pagina di Facebook la tua newsletter dedicata proprio alla domanda che ti sto per fare. Quindi, come noi del mondo delle relazioni pubbliche, dell'ufficio stampa, ma in generale appunto delle relazioni pubbliche, della comunicazione, come possiamo diciamo, aggiornarci o sfruttare queste piattaforme e soprattutto che cosa si aspetta da noi il mondo del giornalismo digitale che tu rappresenti così bene? Allora, bella domanda. Allora, secondo me voi sarete sempre più anche competitor dei classici giornalisti, cioè voi creerete sempre di più contenuti che dovranno fare invidia a noi giornalisti. Io a volte vedo dei contenuti fatti dalle aziende che sono più belli dei contenuti che posso trovare su una testata. Quindi, che ci piacciono o no, ci sarà sempre meno quella differenza, quel confine tra un contenuto prodotto da un giornale e un contenuto prodotto da un'azienda, no? Perché ormai i metodi, le piattaforme di distribuzione ce le possono avere tutti, grazie ai social. Non c'è più il giornale che ha una sua piattaforma di distribuzione, che poteva essere il camion che porta i giornali. È sempre il concetto della disintermediazione. Esatto, la community ce la possiamo avere tutti, anzi, ci sono delle aziende. Penso anche a delle aziende di abbigliamento sportivo che hanno delle community e fanno un lavoro di influenza culturale, ma è infinitamente maggiore rispetto a delle testate giornalistiche. E quindi, secondo me, il concetto sarà sempre più di collaborazione. Cioè, la cosa che deve scomparire al più presto è ovviamente il giornalista che ti chiama per dire: hai letto il mio comunicato. Scusami, il PR che ti chiama per dire: hai letto il mio comunicato stampa. Perché Che adesso non però lo voglio. facciamo, Non voglio, ma perché ovviamente è la mia opinione, non voglio mancare di rispetto alla professione No, no, di no, ci nessuno. mancherebbe, anzi, voglio dire sì, tranchant, Eh? che è tutta salute. Ed è una cosa che mette in pericolo il lavoro dei giornalisti, per carità, però non so al consumatore quanto possa interessare il comunicato stampa e neanche al giornalista. Io non pubblico un comunicato stampa da anni, credo. Quindi Però abbiamo capito che non ti possiamo inserire nelle nostre mailing list adesso, va no, bene. io sono. Ma guarda, io ti dico cosa faccio. Spesso, soprattutto magari quando era Vanity Fair, che avevo il numero fisso di redazione che chiamavano tante persone, tanti PR, magari mi chiamava la stagista di 25 anni, carinissima, no? Con il copione, molto simpatico. Salve dottor Oggiano, a volte mi chiamavano, dicevano, mi davano del lei, volevo chiamarle per sapere se ha ricevuto il mio ultimo comunicato stampa sull'iniziativa dell'azienda XY per questo nuovo tipo di motore, eccetera. E lui dice: guarda, fermati, fermati. Non mi interessa, non mi interessa, e dico: però ti lascio il mio cellulare, mi chiami una volta in cui avrai una bella notizia per me.
Non mi mandare comunicato stampa perché tanto non è per cattiveria, ma non sono delle notizie che fanno per me, per i miei lettori, quindi. Però tu ti lasci il mio cellulare, mi chiami per propormi qualcosa di tailor-made, uso una parolaccia, una cosa di Beh, esclusiva, però, un'esclusiva. sì. Però è quella, una cosa bella da fare assieme che possa interessare ai nostri lettori. Perché del comunicato stampa non interessa ai miei lettori, interessa a te, ma non ai miei lettori. Facciamo un'operazione bella, dico. Mi proponi una bella intervista a qualche personaggio interessante. Però il fatto che sia uscita un nuovo prodotto della tua azienda non mi interessa. Chiaro. Facciamo un approfondimento, ecco, lo spazio sarà sempre di creare delle cose, se, secondo me, di andare tailor-made sul tale giornalista, sulla ta tale giornalista della testata, a proporre delle operazioni interessanti, approfondite per quella testata. Meglio un'operazione fatta bene che 20 comunicati stampa piazzati su diverse testate che nessun lettore, che non lasceranno traccia nella mente di nessun lettore, secondo me. E qui apri una parentesi enorme perché si tratta anche di cultura nei confronti poi del cliente che invece magari ti pesa un tanto al chilo. Ne parlavamo proprio con Dario Di Vico in uno dei nostri appuntamenti tempo fa, la rassegna stampa un tanto al chilo. Ecco, Sì, su questa roba immagino, qua. immagino, sì. Però hai ragione tu, cioè quelle operazioni lì poi rendono molto di più anche in termini di soddisfazione alla fine finale del cliente che si vede cosa fatta ad hoc, creata. Chiaro. Richiede molta fatica, giustamente. È Chiaro. un impegno anche per noi comunicatori quello di essere in grado di costruire le notizie sulla base dell'interlocutore che andiamo a cercare. Sono assolutamente Chiaro. d'accordo su questo. E se vuoi aggiungo anche che i vostri interlocutori saranno per forza di cose non più solo i giornalisti, ma anche l'influencer o il creator di un certo tipo. Eh sì, Quello perché sì. il concetto della disintermediazione vale non solo per i giornalisti, ma anche per noi, per il nostro lavoro. Esatto. Vai Ada, scusami. No, beh, sicuramente abbiamo anche noi di che aggiornarci, insomma, non c'è niente da fare. E quindi, allora, diciamo, abbiamo dato i consigli ai comunicatori, abbiamo visto com'è la situazione, qua bisogna che ci mettiamo un po' in moto, e quindi nel futuro che cosa... Secondo L'ho me voleva sentito. chiederti cosa quello che sarà il so, Cosa fai nel ecco, cosa futuro? fai o cosa faremo? Allora, no, cosa farà lui? Ah. Dunque, bella domanda. Voglio sicuramente continuare ancora con Will. Voglio fare un mio podcast barra progetto di racconto che ho in mente. E voglio sviluppare ancora di più la newsletter Digital Journalism. Voglio fare una serie, ecco, qui potrei chiedere consigli a voi. Vorrei fare una serie di talk con Digital Journalism. Che siano magari con collaborazione con qualche brand. Perché sai, la newsletter la tengo e mi dà tantissimo, però mi piacerebbe, io ho sempre interazioni one to one con le persone che seguono la newsletter. Mi piacerebbe creare un momento di raccolta in cui ci incontriamo con tutta la community della newsletter. Bello. Quindi questo è il progetto per il 2021, ecco. Senti, delle varie piattaforme, ne abbiamo parlato prima fuori dalla diretta, ma adesso ti faccio la domanda. Appunto, Clubhouse, lo diamo già per spacciato? Allora, lo diamo in difficoltà. E questa per un'osservazione anche empirica. E tra l'altro anche c'era stato un articolo sulle ricerche di Google di Clubhouse, no? Sono andate così, Clubhouse, 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 e poi adesso nessuno cerca più Clubhouse. E non si parla più di Clubhouse. Cosa penso io? Io che tra l'altro non ho l'iPhone, quindi sono rimasto escluso da Clubhouse e lo tengo solo grazie a tutti i miei contatti che me ne parlano, o meglio, me ne parlavano. Clubhouse è stato molto interessante perché ha creato un effetto di esclusività percepita essendo presente solo per iPhone, però ha avuto due difetti secondo me. Il primo è che appunto quell'esclusività non era tanto esclusiva, cioè era semplicemente chi aveva l'iPhone, però non è che avevi accesso a chissà quale mondo esclusivo di contenuti pazzeschi. Il secondo che si lega a questo non ci sono stati contenuti. Mentre vediamo colossi come Netflix, come Amazon Prime, che assieme allo sviluppo della piattaforma stanno provando a sviluppare sempre nuovi contenuti di qualità da portare ai loro lettori, Clubhouse, non per colpa sua magari, però non aveva contenuti interessanti.
eravamo noi giornalisti che ci parlavamo tra di noi. E lì parlavamo infatti prima della diretta del fatto delle rassegne stampa, no? Io sono abbastanza contrario a portare le rassegne stampa su mezzi nuovi, cioè fare la lettura dei giornali o media, bellissimo, ma che comunque non c'entra niente con Clubhouse, e portarlo su una piattaforma come Clubhouse. Non è secondo me un contenuto originale fresco. E quindi non c'è stata una grande varietà di contenuti dentro Clubhouse. Detto questo, però, ciò non significa che il tipo di comunicazione, ovvero la comunicazione esclusivamente via audio, non abbia un futuro. Perché Clubhouse, il valore di Clubhouse non c'era a livello tecnologico, non è che Clubhouse avesse una tecnologia pazzesca. Leggevo da Vincenzo Cosenza persino che il tipo di tecnologia è una tecnologia cinese che possono comprare tutti tranquillamente. Comunque non ci vuole niente a organizzare una piattaforma di chiamate via audio. Infatti Facebook ha annunciato che la farà, e Twitter già sta sperimentando Spaces, che sono delle room audio. Quello secondo me potrebbe, chissà perché, potrebbe continuare, potrebbe avere un futuro. E Twitter quindi non è destinato a sparire, perché ogni tanto si dice Twitter non funziona più. Io credo che Twitter invece sia sempre uno strumento molto utile, sia per agganciare voi giornalisti, ma sia per avere un flusso di informazioni proprio in tempo reale, cosa che Facebook è un po' più dispersiva, sì o no? Sì, vero, condivido, su Facebook c'è troppo rumore. Twitter, se vuoi, è molto per addetti ai lavori, però. Cioè, sì. PR che cercano giornalisti, eccetera. E quindi va bene sempre lì andiamo a finire, sì. Sempre lì è interessante. C'è un problema però su Twitter, che io sto pensando di togliermi da Twitter questo motivo. Tanto non scrivo da anni, quindi figurati, lo cerco sempre meno, perché c'è come dire, c'è troppo livore, secondo me. C'è troppo livore su Twitter, anche sul Twitter italiano, cioè, non è possibile nessuna discussione, secondo me anche per motivi tecnici, proprio per come è fatta la piattaforma, delle risposte ai commenti. Però io non mi ricordo di aver mai avuto una discussione bella, serena, su Twitter, mai, mai. Anche quando ho provato a rispondere a qualcuno, eccetera, e c'è sempre livore, sempre odio, sempre il saperla lunga. Non ho mai visto qualcuno che ha cambiato opinione su Twitter, che ha avuto uno scambio di opinioni bello, mai avuto. Perché è troppo trashant, forse, magari è un problema semplicemente di numero di caratteri. E a me piace tantissimo quello che ha detto Ben Shapiro, intellettuale della destra USA, molto molto interessante. Lui ha detto, per millenni, diciamo per secoli, le folle si sono sempre ritrovate per un motivo, no? Cioè, si sono ritrovate per andare a messa, si sono ritrovate per andare a una partita di pallone, fin dall'antichità, si ritrovavano per andare a caccia, avevano sempre uno scopo. Su Twitter le folle si ritrovano ogni mattina e non hanno uno scopo, cioè non c'è uno scopo. Tu vai su Twitter, non hai neanche lo scopo che puoi avere su Instagram di mostro la mia foto per farmi bello, tu non hai uno scopo. Perciò lo scopo arriva quando qualcuno sbaglia a dire qualcosa e dici vai a trovare quello, ok, andiamo a colpire quello, andiamo con i forconi a buttarci contro quello. Lo scopo di Twitter purtroppo spesso è quello, folle che si riversano a colpire qualcuno. È bellissima la battuta di Bizzarri, dice: ci siamo già dimenticati la polemica dell'altro ieri. Oggi sì. Sono polemichette che durano 24 ore, che stanno dentro le bolle, soprattutto di giornalisti e di cose, di cui il giorno dopo non si ricorda più nessuno. E quindi la decisione di non seguirlo anche più è proprio per questo, perché io mi facevo tanto sangue amaro su Twitter, sulle polemiche, sulle cose, e poi il giorno dopo dicevo: vabbè, ma tutta quella cosa per cui ci siamo arrabbiati ieri. C'è un altro hashtag, sì, infatti. Bene. Sì, e sì, quindi sì. Secondo me al momento il buon compromesso tra il livore di Twitter e un po' la dispersione di Facebook al momento è Instagram. E Instagram, chiaro, sì. Sì, bello, dove ci sono discussioni un po' più storiche. Bene, bene. Allora, direi che siamo arrivati, rispettiamo i tempi che ci siamo dati, la mezz'oretta di chiacchierata, abbiamo sforato di qualche minuto, ma Francesco è una persona molto interessante, staremo qui ore a chiacchierare assieme a te. E, pubblicheremo poi, a proposito del rapporto tra giornalisti e il mondo della comunicazione, il link alla tua newsletter, proprio in cui avevi fatto proprio un approfondimento con dei nostri colleghi che si occupa di relazioni pubbliche, quindi poi la pubblichiamo sul sito e sulla pagina
di Facebook della diretta, pubblicheremo anche un po' di link per seguire il tuo lavoro, ma insomma è chiaro che poi è facile trovarti molto, molto agevolmente. Oppure iscriversi alla sua newsletter, ecco. Esatto. E arriva tutte prima le cosa da settimane. Fare. Esatto, assolutamente. Grazie. Grazie mille, veramente. Grazie mille. E la cadenza di una newsletter flash settimanale, secondo te? Secondo me è settimanale, sì. O settimanale o proprio se vuoi fare una cosa di aggiornamento quotidiano, quotidiana. Non di più, secondo me. Non di deve più. Essere un rituale. Deve essere un rituale. Ah, ecco, vedi. Io avevo pensato proprio questo. Bene, grazie ancora Francesco, grazie Ada per l'assistenza, come sempre preziosa. E noi ci vediamo la settimana prossima, che festeggiamo un anno esatto di questi Cafferpi. Grazie, mi fa piacere. Insomma, avremo con noi la Vera Gheno a proposito di temi legati alla comunicazione, alle parole, ai social, eccetera. E siccome il Cafferpi, il nome Cafferpi è stato proprio un'idea di Vera, quindi è stata quella che ha aperto i Cafferpi un anno fa, e la settimana prossima ce l'avremo qui per fare il punto da un anno e passa di pandemia, giusto, eccetera. Grazie a tutti. Grazie ragazzi. Grazie mille. Ciao. Ciao.